Salve. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'ultima volta, nel meglio del peggio del web, abbiamo scoperto il grandissimo Dino Pera. Tu sai chi è Dino Pera? No. Dino Pera è quello che ha creato la guida di Telaio. Perché mi Certo, l'ho letto nell'ultimo libro che è uscito sulle tecniche di guida. E oggi penso che il caro Dino Pera avrà filo da torcere, perché di gentaglia in giro per il web ce n'è a ben donde, si dice a ben donde. Ma che cazzo. I proverbi miei con te non funzionano, è un disastro. Ti ricordi anche... Ti si annulla la cultura. Divento Paolo Bitta praticamente. Ti manca solo l'alfa. Esatto, direi di far partire la sigla e poi con l'aiuto del caro Fede, che non è un mega tecnico, però... Anzi, sono un cazzo. Però sei mega tecnico su questi casi umani, quindi... Sì. Sono un sacco che mi seguono. Sigla, iniziamo. Ed eccoci qui, partirei con un grandissimo classico, l'ingegnere da divano, buon Paolo, che ci dice sotto il video dove spiegavo di Marquez come si rialzava dalle cadute, eccetera, eccetera. Ok, è un funambolo, questo non significa essere un campione, perché questi 7 campionati del mondo che ha vinto... Ne ha vinti perché ha vinto la lotteria. Lui sulla Honda c'è nato motoristicamente, cioè... Ha scritto motoristica staccato mente, perché Giuseppe dice sono due parole. No, perché lui dice Marquez è un bugiardo. La Honda, grazie al padre, gli costruisce le moto sotto il culo. Il povero padre. Devo prendere appunti, è troppo difficile. Vai, troppo difficile il commento, devo prendere appunti. No, siamo solo all'inizio, aspetta. Okay. Le gomme le va a testare mentre le sviluppano. In pratica moto, gomme, motore le costruisce lui. Cioè, ragazzi, bravo Marquez, costruisce moto, vince campionati, costruisce gomme, testa tutto. Ma più che altro l'ingegnere della HRC cosa servono? Esatto, lui prende, se ne va in Giappone, fa la moto, torna indietro, troppo forte. E non nasconde, non lo dice a nessuno che sviluppa le moto, pensa che esatto. Umiltà che ha. Altruista a livelli incredibili. Sì. La Honda è la Honda, il padre fa i suoi interessi, la federazione motoristica è spagnola. Non so, avrà sbagliato a scrivere. Cosa vuoi di più per diventare uno che vince sempre? Per non parlare dell'elettronica. E qui casca l'asino perché arriva il top luogo comune di tutto il mondo motoristico, MotoGP, mettetelo sopra una 500, due tempi senza controlli e vediamo cosa fa. Sono molto curioso. È curioso. Ma è curioso anche il fatto che la gente non capisce che se lui... Ha una moto con l'elettronica? Anche gli altri avversari ce l'hanno con l'elettronica. Ma lui c'ha il giroscopio, dicono. Ah, certo. C'ha quell'affare lì che lo aiuta, però il suo compagno di squadra... Ce l'ha, ma non sa usarlo, evidentemente, perché non lo accende, non fa on e non funziona. E dice appunto che è molto curioso di vedere il fratello, perché adesso il fratello di Marquez sarà con lui in squadra, come sapete, c'è da farsi molto male. C'è gente come voi che scrive queste cose. Queste... cagate pazzesche. Alla fine non ha dato ha detto dei suoi pensieri da water, da cesso, cioè. Quelli che pensi quando sei in bagno. Bello, bello come ho tenuto una diplomazia nell'ultimo video, invece adesso giustamente come volevo fosse non c'è più. E quindi adesso ti lascio l'onore. Esatto, sono due questi. È sempre lo stesso doppio? No, è sempre lo stesso che decide di calcare la mano sul tutto. Luca, ti lancio un'ipotesi sul ritiro Lorenzo. E se il ritiro di Lorenzo non fosse per sua reale volontà, ma per volere di Repsol nell'avere di Marquez nello stesso team? A parte cosa vuol dire nell'avere, cioè nel, per volere di Repsol nell'avere di Marquez? Vabbè, e lì dici, e qui io sono volato, ho detto... Era in autostrada, distratto. Perché al solito gombolotto. Che solito gombolotto. E cosa invece... Di qua? 10 giorni dopo. 10 tipo giorni dopo. Ciao Luca, ti lancio di pazzi ipotesi. La pazza idea di Patti Pravo. La seconda volta in due frasi che metti la stessa frase, vabbè, gli piacerà questo modo di fare. Che il caso Iannone Doping sia in qualche modo legato al ritorno di Lorenzo.
Perché raga? Ragazzi, ma perché? Non è, non è, no, perché insomma loro pensano che la MotoGP sia beautiful, che c'è sempre, che sia Cuckoo's Clan, c'è sempre un qualcosa, cioè, sotto i rettiliani, delle cantine sotto dove si parlano, no, perché esatto, vanno sotto mascherati, no? Dalle loro con cantine. Il Carmelone Peleta, che è quello che gestisce tutte le cose, sì, va sotto lui col suo caso, si fa tutte le cose tipo cosa, davvero questo è devastante, sto fisso qua nel video, che cos'è? Non lo so, perché siamo fottuti, ne approfitto subito io per far così. Se il papà di Valentino Rossi non, no, avesse, il papà è papà, capito? Io pensavo il papà, no, inteso il come Vale che comanda tutto, perché c'è il team. Ci vuole una seconda lettura per... Se il papà di se il papà di Valentino Rossi non avesse confidato come Vale fosse arrivato ai livelli di confronto della moto, oggi sarebbero tutti schiappe. Quando arrivi a certi livelli non devi mai dire come hai fatto. Ma non so. Hai capito? Ma come... perché? Ma hai messo dei congiuntivi che... come neanche hai... tre cani. No, perché gli ha staccato hai e qui l'ha attaccata però senza H, capito? Abbiamo fatto un casino, ha fatto sto Cristiano. Ma cosa vuol dire non avesse confidato come Vale fosse, no, arrivato? No, perché lui, questo genio... dice, ah, se, grazie se... al papà che ha dichiarato come ha fatto a vincere Rossi, oggi tutti vincono. Sì. Cioè, tipo i trucchi di GTA, L1R2 li do a tutti, tutti, esatto, in poche parole, tutti siamo adesso piloti MotoGP vincenti perché il papà di Valentino Rossi o papà, io quasi quasi la prossima mi iscrivo. Ti iscrivi? Eh sì, vado a guardarmi i video vecchi. Quindi intervista papà di Valentino Rossi, oh, Valentino ha vinto perché Tizio Caio Sempronio, no, dopo vinci tu, vince tutto, capito? No. No, aspetta, adesso. Situazione del 2015 dove calcio di Valentino sì, calcio di Valentino no. Marquez che gli rompeva le palle ed è acclarato che gli rompeva le palle per dargli fastidio. Ci dice: caro Luca, condivido tutta la tua analisi sullo scandalo. Sì, scandalo di Sepang. Aggiungo che se in una pista di atletica uno invade la corsia di un altro o comunque lo ostacola per far vincere un terzo, è squalificato per un bel pezzo. Io non so, non capisco niente di atletica. Io non ho visto una cosa del genere. Se voi avete visto qualcosa del genere, link. Link, però voglio vedere subito. No, cioè lui dice che appunto in atletica tu stai correndo, per, tu sei in squadra segreta con un altro, gli butti tipo il bastone, muore, quello capotta e aiuti l'altro e fai finta di niente poi. Perché non ti ha visto nessuno. Non ti ha visto nessuno in diretta, in diretta mondiale. Ah, mamma mia. Mamma mia. Continuiamo. Ma volevo richiamare la tua attenzione sul campionato del, se non vado errato, 2011. Che raga, no, ma... quindi ho sbagliato, era, scusa, era 2011 con Aiden, Valencia, quando si è steso Vale all'ultimo, tipo, che stava facendo il mondiale con la moto gialla Camel. Io sospetto, lui sospetta, che all'ultima gara il Vale si sia steso apposta perché il campionato lo vincesse la Honda con il povero Aiden. Quello che dico può sembrare un'enormità. Un'enormità. Eh? Quello che dico può sembrare una cagata. Esatto, grazie. Ma si sa che le vie della Dorna sono infinite. E dai, no, con questo Dorna. Avete rotto i coglioni. Sapete cosa c'è qui dentro? Non ve lo dico. Comunque, quindi qui c'è un po' di complotti, solito complotti della Dorna. No, ma non capisco. Il fatto che Vale cade apposta per far vincere il buon vecchio Nicky Hayden. Voglio capire il perché, e vorrei che ce lo dicessero loro che stanno guardando questo video. Perché secondo voi, per appunto, dato quello che abbiamo letto, mi sono incartato. Uno vuole far vincere il team di un altro. Esatto, perché uno su un'altra moto vuole far vincere uno di un altro team che non c'entra niente con lui. Fosse l'ultimo della MotoGP che sta pagando per correre. Oh, la Honda gli dà 1,5 milioni di euro se ti tira giù in doppiato il primo. Che con 1,5 milioni non si paga manco metà stagione. Esatto, va bene, sia colazione il giorno dopo, okay, e la pista dopo. Ma ci potrebbe anche stare. Ci può stare. Ma se uno come Vale che sta vincendo tutto, in quel periodo stava vincendo tutto, credo.
No, dicevo, vincendo. Si giocava al campionato l'ultima gara. Sì, ed era quanti mondiali aveva già vinto? Secondo me sono 6. Ok. E quello lì l'ha perso all'ultima gara. E quindi uno che ha vinto 6 mondiali rischia di perdere tutta la credibilità che ha costruito il 7° mondiale cadendo apposta per far vincere la Honda. Direi di chiudere con il botto, con un nome originalissimo. Originalissimo, Mario Rossi. Salve. Ci dice: ciao Luca, sono iscritto al tuo canale e seguo i tuoi video. Grazie. Ho commentato in un altro post che Marquez, secondo il mio pensiero, che naturalmente può essere sbagliato, ognuno ha le sue idee. Certo. Quindi, siamo anzi, anche bravo nel dirlo, molta gente invece parte a canone e dice: io ho ragione, tu hai torto, stronzo. Esatto. Sbaglio. Perfetto, beh, te l'ho chiusa bene questa. Nelle curve lente, e non sempre ovviamente, cade apposta. Ce l'avete con questo cade apposta? Perché? Perché dite che cade apposta? Tu sei mai sdrenato? Mai. Un paio di volte. Queste due qua anch'io, giusto? Due così. Non si cade apposta. Comunque, cade apposta per poi cercare di rialzarsi. Rialzarsi. Così. Rialzarsi, perché era il video quello appunto che dicevo come si rialza. Certo, eccetera. Certo. Quindi non devi dire semplicemente che secondo alcuni markets cade apposta perché non è ragionamento completo. E qui mi uccide perché non ho capito il senso. Tu l'hai capito? No. Beh, se lo capisci tu, lo faccio capirlo io. Voi l'avete capito? Se l'avete capito, scrivetecelo. Spiegatecelo nei commenti. Spiegatecelo. Qua, davvero. Speriamo e spero non ci sarà occasione di fare un altro video. Perché io vi tengo d'occhio e salvo tutti gli screenshot di questi. Quindi mi raccomando, massacratelo così a un video. Dinopera purtroppo l'ho bloccato perché mi dava soddisfazione, però a un certo punto non ce la facevo più. Sbloccalo, dai. Ti sblocchiamo perché so che potrebbe tirarci fuori delle grandi perle. E come al solito, Gas, e ci vediamo in the next video.